Ciao ragazzi, allora questo è il nuovo video dei promossi e bocciati del mese di maggio in collaborazione con Susanna, ovvero Ceramic Channel, che saluto, un bacio grande Susi, e iniziamo subito così ci togliamo come al solito i prodotti bocciati. Questo mese ho tre bocciati e tutti e tre bocciati sono di Essence, iniziamo subito. Il bocciato in assoluto, che è veramente un prodotto che io vi sconsiglio. Se lo avete, meditate bene se continuare a utilizzarlo, perché almeno io parlo per me, mi ha causato veramente un sacco di problemi. È questo qui, che è il correttore Stay All Day 16 ore di Essence, che è il nuovo correttore che è uscito, che è la colorazione 20 Soft Beige. Questo correttore qui mi ha creato un grosso sfogo di brigole, brufoli, tutto quello che volete, sia sotto pelle che fuori, diciamo in prossimità del mento. Mi è durato abbastanza spesso, perché comunque mi è durato circa, più o meno fatto un conto, una settimana buona, molto molto evidente come sfogo. Infatti io pensavo addirittura di aver preso qualcosa, perché comunque sia non mi era mai successo che mi venisse uno sfogo così forte. Come ho interrotto questo, lasciando comunque la pelle libera ovviamente di respirare anche degli altri cosmetici, anche se il fondo minerale lo utilizzavo diciamo abbastanza spesso, come ho interrotto questo sono spariti tutti i miei problemi. Quindi io non lo ricomprerò assolutamente, anzi l'ho conservato solo per girare questo video. Come lo finisco di girare, questa qua finisce direttamente nel cestino della spazzatura, perché veramente mi ha causato un sacco di problemi, e quindi prodotto assolutamente bocciato. Quindi se lo avete e vi trovate bene, buon per voi, ma io veramente è un prodotto che non mi è piaciuto per niente. Secondo prodotto di Essence bocciato, ma non per qualcosa che non, diciamo, lo boccio perché non mi piace, non perché non sia valido il prodotto, è questo ombrettino qua, che è il 40 Move It Move It Matte Effect di Essence, che è questo viola, tortora, diciamo molto carino da vedersi, soltanto che applicato sulla mia palpebra tende a farmi cadere l'occhio, ad appesantirlo, quasi come se io non dormissi praticamente da secoli. Quindi tutto sommato, almeno per la stagione estiva, questo prodotto, questo ombretto qua, questo colore su di me non mi piace assolutamente, quindi lo boccio. Altro prodotto bocciato è questo qua, che è lo Studio Nails Better Than Gel Nails, che è il Base Sealer. Allora, lo boccio per il semplice motivo che, premetto, non l'ho utilizzato con il kit, quello per fare diciamo la sorta di unghie finte col gel, ma l'ho utilizzato come se fosse stata una base di smalto semplicemente. Ho notato che lo smalto in tempo mezza giornata veniva via tipo pellicine, e quindi questo effetto qua non mi è piaciuto particolarmente, e quindi se dovessi consigliarlo come base sinceramente non ve lo consiglierei, perché comunque fa questo effetto qui, però non so come funzioni col kit, quindi può darsi che magari utilizzato con il kit dia un risultato abbastanza buono e faccia il suo lavoro, però utilizzato così con altri smalti mi sento di sconsigliarvelo, quindi lo boccio. Prodotti promossi, allora iniziamo con la Essence, così compensiamo diciamo i due lati. Allora, primo è il Gloss Stay With Me, che nella colorazione 03 Candy Bar, di cui vi faccio subito uno swatch, che è questo qua, mi piace veramente un sacco, più che un lip gloss, mi verrebbe quasi da considerare una tinta per labbra, perché fa proprio un bel colore coprente, dura veramente un sacco. Io ci ho mangiato, ci ho bevuto, mi ci sono soffiata il naso, ci sono uscita, fa tutto quello che volete, e mi è durato sempre, 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 dura anche abbastanza. Certo, non durerà ore e ore, però rispetto magari a degli altri gloss o degli altri rossetti ha una buona durata, una buona tenuta, e quindi mi sento di consigliarvelo. Ora sto meditando di prenderne in altre colorazioni,
Però sinceramente non. Sì, se avete qualche colore magari da consigliarmi che avete già provato, fatemi sapere che così ne acquisterò un altro. Altro prodotto di Essence promosso per questo mese sono queste due mattine qua della Long Lasting, che sono rispettivamente l'azzurra, la 09 Cool Down e la numero 07 Easy Going, di cui vi faccio anche di questi gli swatch. Questi qui sono gli swatch. Allora, come matite mi ci sono trovata molto bene, hanno un'ottima durata, sono molto scriventi. L'unica cosa è un pochino difficile riuscire a rimuovere il come si dice, il trucco, però ho notato che utilizzando più che il tonico o il latte detergente, con le salviette struccanti ho avuto più facilità nel riuscire a rimuoverle. Mi piacciono veramente un sacco, vi ho fatto già vedere nel video quello Essence I Love You le altre matite colorate di Essence che ho, e devo dire che queste sono le due con cui mi sono trovata meglio, che mi piace più l'effetto che fanno sul mio occhio. Altro prodotto promosso, sempre matita per gli occhi, è questa qua che è la matita Kajal della Collistar nera. Anche di questa vi faccio uno swatch. L'adoro, nel senso io ce l'ho da un sacco di tempo. L'avevo ricomprata perché avevo perso quella che avevo prima, che poi ho riesumato, che è questa qua, e mi ci trovo veramente tanto bene. La matita dura, non sbava. Costa un pochino perché costa sugli 11 euro più o meno, però tutto sommato ne vale la spesa, quindi mi sento di consigliarvela se state cercando una matita nera per gli occhi per l'estate che non vi faccia un risultato disastroso. Altro prodotto preferito del mese è la base Kiko per gli occhi, il primer che ha fatto Kiko, anche se devo essere sincera, il mio primer preferito rimarrà sempre comunque il primer potion della Urban Decay. Mi piace, questo primer dura abbastanza, l'unica cosa che ho notato è che tende quasi a opacizzare l'occhio, nel senso è come se venisse applicato una sorta di correttore che va a schiarire l'intera palpebra, cioè l'intero pezzo di occhio che noi diciamo sul quale noi vogliamo applicare l'ombretto, ecco. Però tutto sommato mi sono trovata abbastanza bene, ho visto che funziona anche con altri ombretti che non siano Kiko e quindi mi sento di consigliarvela come valida alternativa al primer potion della Urban Decay, anche se quello rimarrà comunque il mio preferito. Altro prodotto Kiko che mi è piaciuto veramente un sacco è questo smalto qua, che è il numero 336, che è praticamente un blu elettrico molto 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 bello. Io ce l'ho sui piedi da circa 2 settimane senza top coat e mi sta durando, devo dire, ancora adesso. Non lo cambio perché sinceramente a differenza delle mani i piedi sono un pochino più noiosi da togliere lo smalto, fai asciugare lo smalto e quindi finché dura lo terrò e mi piace veramente un sacco, specie questo colore qui che è un po' particolare, però tutto sommato fa un bel effetto. Altro prodotto promosso di cui vi ho già parlato abbondantemente in un video è questo mascara qua, che è il mascara della Max Factor False Lash Effect Fusion. Lo scopolino ve lo faccio rivedere per chi non avesse visto il video. È questo qui, fa un bel effetto, curva molto le ciglia, non le allunga tantissimo, però fa proprio un effetto molto molto bello, molto ricercato secondo me. Comunque ve ne ho parlato abbondantemente nell'altro video di cui sicuramente vi metterò il link così ve lo andate a vedere. Ultimi due prodotti preferiti del mese di maggio sono questo mascara qui della Kiko, che è il Super Color Waterproof Mascara, io ho la colorazione blu, perché sul sito non riuscivo a volevo prendere gli altri colori, però mi diceva sempre che non erano disponibili, non erano disponibili, quindi alla fine ho lasciato perdere. E il colore è questo qui. Fa un bel effetto sull'occhio, anche se per far sì che si veda il blu bisogna darci un po' di passate, però tutto sommato diciamo che l'effetto è abbastanza buono e mi piace veramente tanto. L'unica cosa che è un po' difficoltosa, essendo waterproof, è rimuoverlo, però ho avuto la fortuna di avere acquistato, diciamo, nel periodo parallelo dell'utilizzo di questo mascara, queste salviettine qua della Essence, della linea My Skin, che anche queste promuovo proprio a pieni voti, e lo tolgono, cioè,
molto facilmente, nel senso che vengono via con una sola passata, viene via tutto il trucco, quindi mi sento di consigliarvele soprattutto per il trucco waterproof. Io ho preso quelle al cetriolo e al lime, però c'erano, mi pare, anche mi pare al melograno, non vorrei dire una cavolata, sono della linea My Skin, quindi non so se si trovi ancora in giro, però se le vedete prendetele, sono 1,99 euro, ne vale assolutamente la spesa. E nulla, questi erano i miei promossi e bocciati del mese di maggio. Come sempre vi rimando al video di Susanna, spero che vi sia stato utile. Se avete qualche domanda, qualche suggerimento, fatelo. Lasciatemi un commento qui sotto. Vi ricordo anche che ho una pagina su Facebook, se, più che una pagina, un profilo, se volete aggiungervi, vi lascio il link anche di quello nell'info box. E nulla, ci vediamo al prossimo video, ciao!